Ciao a tutti ragazzi, stamattina sono andato all'Orto Barbieri dove io mi rifornisco per fare i sorbetti di frutta nella mia gelateria a prendere dei kiwi. In questo momento sono chiuso in gelateria, ma è il periodo dei kiwi e Gianni dell'Orto Barbieri fa dei kiwi fenomenali. Come vedete sono tutti di forme diverse. Kiwi verde, quindi veramente dolce, buono. La loro particolarità è proprio questa, una dolcezza naturale. Allora, intanto che giravo qua per casa, che facevo altri lavoretti, ho detto, ma perché non farci un sorbetto vegano? Perché vegano? Perché tutti i sorbetti sono vegani. Una volta nel gelato, la fragola, ci mettevano il latte e la panna. Ormai da anni, quando si dice sorbetto, vuol dire che è privo di grassi. Va bene per il vegano, va bene per il vegetariano, va bene per chi è intollerante al lattosio. Quindi andremo a fare un sorbetto da fare a casa, utilizzando il mixer con cui ho fatto la granita di mandorle. Se non aveste visto il video, vi metto un link qua sopra, così lo potete andare a vedere. È un mixer, l'avete tutti a casa, o se no, questo funziona da Dio. E la gelatiera che ho comprato del 1988. Anche su questo ci ho fatto un video, quindi vi lascio tutti i link anche in descrizione, così potete andare a vedere un attimo la storia. Kiwi, alimento fenomenale, ricco di vitamina C, ricco di acqua e di fibre, quindi fa benissimo. Noi lo andremo a fare con pochissimi ingredienti, il 67% di kiwi, ok? Non il 20, il 30 o il 40, il 67%, quindi il kiwi lo fa da padrone. Dovete scegliere un kiwi veramente buono, veramente maturo. Io scelgo quello dell'Orto Barbieri perché ormai sono diventati come di famiglia e mi sono innamorato di loro, del kiwi e delle fragole. Servirà dell'acqua, pochissima. Classico zucchero bianco, potete mettere anche quello di canna, anche se darà un sapore diverso e anche un colore. E uno zucchero che abbiamo in gelateria, ma facilissimo da trovare su Amazon, è il destrosio. Lo trovate sicuramente anche in farmacia. Se non sapete cos'è il destrosio, ho fatto un altro video sugli zuccheri che si utilizzano in gelateria, o meglio su quelli che io utilizzo in gelateria, che praticamente non ne uso tanti, uso i classici storici, perché il gelato deve essere fatto come una volta, sano. Quindi andremo a usare un pelo di destrosio, motivo per aiutare l'anticongelamento, quindi in freezer vostro sarà molto morbido, e dare una setosità diversa al prodotto. Quindi partiamo col pelare i kiwi. Ne serviranno 340 grammi di kiwi. La fortuna di avere un blender è che posso frullare e mettere tutto direttamente qui senza dover usare magari un mini pimer. Se avete un mini pimer va benissimo. Ok, ci siamo già. Andremo a metterci l'acqua, 67 grammi, lo zucchero 82 grammi e il destrosio. Destrosio 14 grammi. Perfetto. Se avete domande, ricordatevi che io rispondo a tutti nei commenti, quindi sotto scrivete quello che volete. E ora lo andiamo a versare nella gelatiera. I tempi di mantecazione chiaramente variano da una gelatiera come questa
a una gelatiera da freezer che dovete mettere in freezer. Lì dopo dovrete vedere voi. Super odore. Accertatevi che sia tutto ben frullato, ma ok, è così. E lo andiamo a inserire nella gelatiera. Ecco qua. Ora non ci resta che azionarla e attendere che il gelato sia pronto. Bene, il gelato al kiwi ha terminato la mantecazione e ora lo vado ad assaggiare. Voi cosa potete fare? Potete, se avete delle vaschette del gelato di altri gelatieri, riutilizzarle assolutamente, metterglielo, perché questo gelato con la ricetta che vi ho dato e che vi scriverò in descrizione ghiaccia meno 11, quindi nel freezer che avete a casa non dovrebbe avere problemi, dovrebbe essere comunque morbido anche il giorno dopo. Nel caso non fosse morbido, aspettate un attimo e diventa morbido, ok? E rapporto di zuccheri veramente basso. È una cosa che ci tengo perché anche a me non piace il gelato super zuccheroso. Ecco qua. È mangiare un kiwi. In fondo il 67% è frutta, quindi come avete visto, dal frutto al gelato. Spero possiate rifarlo a casa perché in questo periodo è adatto. È in stagione, quindi perché non sfruttare la natura quando ci dà queste cose buonissime. Spero possiate vedere. Per i kiwi così buoni e al prossimo video.